You sure you're good? Yeah, I'm good. If I start to crap out, I'll let you know. Okay, well, you do that. It's no trouble. How much further? Close. Very close. You've been saying that every time I ask. Please. Come. I'm really starting to think you're full of shit. I can't be much further. Behind you! What the fuck? Ah! Hey! Jesus Christ! Wow. Abbiamo appena salvato la vita a Kenny. That was close. Fucker came out of nowhere! That was real loud. Hopefully there aren't more of them. Yeah, well, let's move. We don't want to be around to find out. It's very close. Come. There. That piece of shit? It's half built. We're here for the supplies, not the house. It's warm. Fireplace. Very warm. I'd just like a place to sit, if I'm honest. As long as there's food, who cares what it looks like? You're not gonna think that when you wake up with a couple inches of snow covering you. Questo è pure vero, ma magari possono... We're just gonna walk over? Magari possono usare quel telone lì, fare qualche lavoretto improvvisato per coprire il tetto. Maybe there's a way around. I don't see any. Можно идти. Там Say it in American, asshole. It's okay. Walk. Ice. No shit, ice. That's the problem. He's saying it's fine. I go first. I can be front. If we just go real slow, it'll probably be okay. Yeah, no need to rush this. We need to spread out, just to be safe. Less weight, the better. Let the Ruski go first, since he's so confident. It's okay. Ma non possono passare di lato per stare più tranquilli. Forse è troppo esteso, non vogliono perdere tempo. Questo è un rischio che io preferirei non correre. Ma forse è un fiume, non è un lago, quindi non si può aggirare. Non sarebbe stato meglio creare degli slittini o qualcosa per distribuire il peso su una superficie maggiore? Anziché concentrata su due punti. Non so se sarebbe meglio. We're okay. Don't worry. We got some walkers behind us. It's only a few of them. Should be all right. Let's just get to the house. Hey, stay with us. Fuck! That's two less to deal with. Just stay spread out and we'll be fine. Hey! Motherfucker! Shit! He's gonna kill him! Kenny! Get back here, you piece of shit! I should let you drown, you piece of shit! Meglio non intromettersi. E perché guardate tutti me? Che caspita volete? Oh, porca miseria. Don't come over here. Hey, I can make it. It's fine. You sure? Yeah. You got walkers on the way. Let me help you. It's too thin for both of us. I just gotta be careful. Whoa! No, no! Stop! Stop! I'm fine! No, you're not! I just gotta pull myself out. Ce la fai? You gotta get out of there, Luke! Yeah, Clem! I'm working on it! You need to help. No! Clem, go! Go help him! Se andiamo il ghiaccio si spacca. You're lied! Stop telling her that! Clem, look at me! Pull out your gun and shoot those damn walkers, okay? Just give me a little time. Clem, you can make it, but you need to go! No! Now! Clem,
It's too dangerous. He's gonna die. I just need some more time. You guys gotta hurry. Potrebbe spezzarsi. Potremmo finire entrambi sott'acqua. Thanks. Thanks. I'll be on a sec. Just keep shooting. Spero solo che abbia la forza per tirarsi fuori. No, Bonnie, non lo fare. Pessima idea. I sentimenti a volte fanno fare delle scelte impulsive così stupide. Io provo a ragionare così tanto nelle situazioni, ma magari farei anch'io delle idiozie come questa. Sto facendo una cosa stupida sapendo che è stupida, perché rischio di finire anch'io. I got you. Come on. You're gonna be okay. Go to the house. We need a fire. Oh, fuck. She's gonna fucking freeze to death. Bonnie è riuscita a uscire. Non aveva una gamba ferita. Tutta la scena nel focolare. Il discorso di prima nel bosco con Luke. Jesus Christ. We have to get them warm. They're gonna freeze to death. Sono momenti piazzati strategicamente, così poi il giocatore si dispiace ancora di più. Looks fucking gone. We should have gone around. God damn it. We should have just fucking gone around. God damn it. It happened too fast. Once that I started to go, there wasn't nothing any of us could do. You could have helped him. Don't listen to her. No. This ain't on you. You son of a bitch! This is your fucking fault! Kenny! Don't, man! Don't what? It's nobody's damn fault! The hell it is! In realtà è colpa di Bonnie. I'm freezing. Can we just get a fire started? Look at this place. Just a stack of fucking toothpicks. Bet those magical supplies are bullshit too. What? No speaking of English? Fuck you. You fucking commie piece of shit, Kenny! Fuck you. You mother! Fuck the fuck, Kenny! Kenny, stop it! Ha così tanta rabbia dentro di sé che non si accorge neanche che al momento deve preoccuparsi di Clem, che sta... è a rischio di vita in realtà. Potrebbe morire di ipotermia. What did you do to him? There's another just like it. He wasn't lying. You want to tell me how a can of fucking chili is gonna help? How is beating a kid to death gonna help anyone? This is your fault, and you damn well know it. I'm tying him up. Fine. Mike, help me get a fire started. You okay? He's hurt real bad. Mike! Yeah. Yeah, okay. You got a light? I thought I had matches. You kept it. Dovrebbe star tremando di freddo in questo momento Clementine, però vabbè.
Sono state incredibilmente fortunate a farcela comunque. Uscire dall'acqua gelida. Let me take a look at you, kid. Jesus. He could have killed you. The fuck is wrong with him? You're up. Kenny's out back trying to get some stupid truck started. Here, you should eat something. You okay? Thank you. I can't believe he's gone. I've lost people before, but it just hasn't felt this shitty in a while. He was a great guy. God damn it. I shouldn't have come back. I knew this would happen. I knew it. Always does. Well, I'm glad you did. I'm gonna find something to clean that up. Thank you. Thank you. I can't take this shit anymore. Feeling better? Yeah. Hell of a day. But we gotta get moving. If you're feeling up to it, I could use a hand out back with this truck. This house ain't worth a crap, but the vehicles ain't in bad shape. With a little luck, we can get one fixed up. Be out of here by nightfall. Just give me a minute. I'll wait for you out back. I'll watch him. Clem. Be careful. What did she have to say? I know she was running her mouth. What did she say? Well, we didn't talk about you. Really? Really, Kenny. What happened? It's over. But AJ needs us now. We gotta stick together on this thing, all right? Come on. Let's see if the truck's gonna go. Daddy always had a half dozen wrecks he was fixing up. He was a mean son bitch. But he taught me respect. Girl like Jane could learn a thing or two about that. We're all just tired. Hell, I've been tired for 2 years. All right, give it a turn. Ce l'ho il tempo di dire qualche parolina? Sì, ok. Non ho avuto una reazione. Oh mio Dio! Tutti questi sospiri, queste cose. Perché già la conosco questa stagione. Però la morte di Luke, sì. Colpisce un po' perché è il personaggio principale a cui ci si affeziona di più dopo Kenny e Jane, se si condividono i suoi punti di vista, come nel mio caso, infatti tengo moltissimo anche a lei.
Voglio dire, muoiono anche altri personaggi come Nick, Carlos, Sara e così via. Però Luke è quello, sai, il più simile a Lee. Vi ho già fatto un po' sto discorso. Quindi dispiace. Però è stato bello avere quella reazione emotiva. Che è stupida a fare una cosa irrazionale. Cioè, tu sei su un coso di ghiaccio che ha già ceduto qualche metro più avanti. Sei su del ghiaccio e ti metti a picchiarlo sotto i tuoi piedi per cercare di aiutare la persona che si trova sotto, la persona a cui comunque vuoi bene, a cui tieni. È una cosa stupida. Cioè, a mente lucida lo sapresti che è folle. Rompi il ghiaccio, cadi anche tu, magari morite entrambi. È come il discorso che vi ho fatto con il neonato. Che senso ha salvare una persona? Beh, qui era diversa un po' la situazione, eh? Qui è provare a salvare una persona mettendo a rischio la propria vita, nella speranza che entrambe le persone poi ce la facciano a salvarsi. È diverso, sì. Però è comunque... è da pazzi, no? Picchiare il ghiaccio sotto i propri piedi. Però è anche bello che ci siano queste azioni logiche fatte per sentimento. E purtroppo però è andata così. We're so close, Clem. With a little bit of luck, I can get this thing running, and then we can get out on the road. Really make some distance. Wellington's gotta be out there. Now those rumors can't all be bunk. I mean, hell, there's gotta be something out here other than snow and goddamn Euro trash. What about Mexico? Why? You want a taco? I've never been there. I went once, a long time ago, just before I met Cap. All right, turn it again. Non so perché si siano spostati così tanto a nord. Cioè, il freddo forse, ripensandoci un po', è più un malus. Perché rallenta gli zombie, ok, ma è molto più un casino per i sopravvissuti. Che hanno necessariamente bisogno di accendere un fuoco per riscaldarsi, anche di giorno, mentre in zone più... sistemate dal punto di vista climatico non c'è questo problema. Se c'è più freddo si consumano più risorse. Did you turn it? Yes. God damn it. Più risorse, dico, non solo legna per il fuoco ma anche cibo. Kenny, are you okay? We gotta get moving if we're gonna keep AJ alive. We're running out of time. I gotta get this thing to start. Gonna try warming up the battery. Go on inside. I don't like leaving him with that girl. Non è razionale il suo mettere il neonato in cima alla lista delle priorità. Bellissima st'inquadratura. Con l'immagine di Clem riflessa nello specchio. No, non credo, meglio non smanettarlo se non necessario, magari mi becco qualche rimprovero. È bianca in faccia, Bonnie. Non si è riscaldata al fuoco. What do you want? Mi ritiene responsabile, questo è il colmo. I'm sorry about Luke. Sorry. It must be nice being a pretty little girl. No one ever expects you to do a damn thing. Perfetto, siamo di nuovo nella fase in cui qualcuno deve... You had a chance to save Luke. You and I both know what happened back there. I got nothing more to say to you.
Col cavolo, bella mia, è colpa tua in realtà. Forse avrebbe potuto farcela. A tirarsi fuori. Forse. Aveva una gamba nel ghiaccio. Ma era la gamba ferita, tra l'altro, quindi già magari era un po' insensibile per i cavoli suoi. Avrebbe potuto lasciare andare il fucile, togliersi un po' di peso. A parte che, di nuovo, è stupido che gli abbiano fatto tenere il fucile a lui, il macete. Cioè, lui aveva fucile, macete dietro la schiena e pistola nella fondina sul fianco. Capisco che bisogna proteggersi. Non dico che dobbiamo lasciarlo disarmato, ma magari solo la pistola. Avrebbero potuto togliergli peso per agevolargli il cammino, visto che era mezzo azzoppato. Forse avrebbe potuto farcela a tirarsi fuori da solo dopo qualche secondo, a raccogliere un po' le energie. Non deve essere piacevole avere una gamba immersa nell'acqua gelida, però magari qualche speranza c'era. Non ha aiutato il gesto di Bonnie, andare lì, rischiare che il ghiaccio cedesse. E infatti ha ceduto. Non è la prima volta, anzi ormai sta diventando una routine che questi adulti c'hanno i loro problemi, le loro rabbie, la loro frustrazione, si mettono a vomitarla addosso a Clementine. Anche Kenny l'aveva fatto con Sarita. Ma solo perché sei una bambina credi di poter fare, di poter dire. Ha usato le stesse parole anche Bonnie. Solo perché sei una bambina. Sta bambina ne sa molto più di voi. Molto più matura. Di tutti voi messi assieme quasi. Mike and Arvo wouldn't shut up, so I moved him in here. God damn it! I've seen that look before. Son of a bitch! Oh, Jenna. I've seen it too. A few times. Then you know what's about to happen. I know Kenny's a nice guy, Clem. I bet Carver was a nice guy, too. Once. Probably had a nice job, and a nice, pretty wife. Then all this happened. And one day, he caved some kid's face in and realized he could sleep at night. Wow, che paragone. A questo non ci avevo pensato. We can still make this work. All I'm saying is, start thinking about what happens if you're wrong. You two have known each other a long time. Sooner or later, you're gonna have to decide how much that's worth. I think it needs food or something. Quindi nati è sempre un mistero, non c'è un display che ti mostra che caspita di problemi c'hanno. Seems like you've done that before. Bisogna di una laurea per farlo. It's not rocket science. I feel like I'd drop it. Okay, I'm in charge of the baby holding. L'addetta ufficiale al coccolamento. There's not much left. I was running with some people a long time ago, down near DC. Some guy got trapped in the middle of a crosswalk. Can't remember his name. He used to call me Mary Jane. He was a douchebag. Anyway, the dick got stuck under a car, hiding from a dozen walkers. One after another, they went down there trying to save him. Lost four people before we got him out. All that for one person? That's what I'm saying. Didn't find out till later he was already bit.
turn and rip the neck right out of this old lady. The look on her face was... she was just staring up at the sky, like she was watching a bird. Look, Clem. He got it working. Quindi sono morte sei persone quando ne sarebbe dovuta morire una. It works? What I tell you. So what's the plan? How much food do we have? At least a week. And for the baby? Not much. Let's just get out of the snow. I'm all for that. I agree. We should head back south. What? We're gonna freeze to death. I don't know whose stupid idea it was to march up here in the first place, but it was a bad one. She's right. What if we went back to house? Wait, what? Fuck that. I was thinking more like Texas. Texas? The fuck? It was just an idea. We already talked about this. I'm sorry. We did? We're going to find Wellington, right, Clem? Wellington? Kenny, it's freezing up here, man. It's only gonna get worse. We came this far. We're not going back. Nah, man, this is fucking nuts. We don't have to leave right now. Let's just sleep on it. Well, that sounds sensible. Damn it, we don't have time. Says you. Look, I don't give two shits about what you people think. I got this truck working, so I say where we go. And we're heading fucking north. It's the best chance we got of helping AJ. What about Arbo? Who? Oh, the Rusky? Yeah, he ain't coming with us. You're just gonna leave him here? I don't give a good goddamn where he goes. He's done. He could die. Better him than another one of us. He's too dangerous to bring. At this point, you might be right. He knows the area. He can help us. Oh yeah, some help he's been. He got Luke killed. I ain't gonna say he helped the situation, but maybe if you'd eased up on him before, he wouldn't have run away in the first place. You ever think about that, Kenny? Either way, I'm not going anywhere in the middle of the night. Yeah, me neither. There could be a herd out there. You want that child's blood on your hands, Mike? We're all gonna die out here if you don't calm the fuck down, Kenny. Haven't we been through enough for one day? Jesus fucking Christ. Remember the last time we had a working car and sat around on our asses, Clem? I'm going inside. God damn it! You can't just walk away from us. Troppo concentrato sta cosa del bambino che devono andare a Wellington. You better talk some sense into him. For his sake. Devo sempre fare la psicologa di turno. Con tutti, a rotazione. God damn it! That stupid fucking... Get the fuck out of here! It's me! Clem! Sorry, just give me a second. Close the door. Can you believe this, Clem? I bring them a working truck, and they act like I just shit in their cereal. I knew Jane would have a stick up her ass, but I thought at least Mike would have more sense. He's turned out to be a real disappointment. Well, why can't we just leave tomorrow? Look, we got maybe a day's worth of food for that kid left. That's it. Clem... think about Rebecca and Alvin. I mean, what if Lee hadn't gone tearing across half of Georgia looking for you? A lot of folks died to make that happen. Era diverso. A lot of folks died to get us this far. We owe it to them to see this done. This is different. How? Where are we gonna find baby formula? I don't know, but sitting around here ain't a way. Ma non era diverso solo per questo, eh? I wish Lee was here. Dillo a me. What do you think he'd say? I think he'd tell me to try to keep the group together and to keep my hair short. We can't just give up on this kid. I mean, what's the point of going on after that? That's what people like Lee knew. And what people like Jane,
won't ever understand. Look, I know Wellington might be bullshit, but where there's smoke, there's fire. Krista heard about it too, right? You know, when I first saw you back at that lodge, I thought I was dreaming. And when you sat down next to me and we shared that meal, well, I could tell that you were different now, grown up. I felt pride, a pride I hadn't felt in a long time. But I need you now, Clem. There have to be folks doing better than us. It's the only chance that child has. Yeah, but we can't do it alone. We need the others. And that's why I gotta be able to count on you, Clem. We gotta convince him. You and me. Look, we'll figure everything out in the morning. Come on, let's get some sleep. So we gotta be ready. Caspita, sta succedendo qui? Non so neanche se è una buona idea avvicinarsi. Meglio puntare l'arma. Molto sospetto. Questo, cioè, Mike ha pure una borsa con il cibo. Minchia. Meno male che io ho detto non muoverti. Easy. Easy now. Step back. Clem. Shit. What are you doing? I got the rest of it. Ah, wow. Clem. We're just leaving. Now keep it down, all right? Nobody else has to get involved. Stanno prendendo tutto. Che stronzi. E avrebbero lasciato anche me a morire per la loro paura verso Kenny. A morire di fame, intendo, visto che quello è tutto il cibo. Preferiscono Arvo a Clementine. All right, Clem. Che vuole fare? Nice and slow, and you're gonna give me the gun, okay? No, non ti azzardare. Kenny, Jane, help! They're robbing us! No! Già. E adesso ci stiamo pure avvicinando alla fine. È un crescendo di eventi. Prima la morte di Luke, ora questo. Clem. Clementine. Questa è una genialata. Questo tocco. What happened? It's just a bad dream, sweet pea. What was it about? Duck? He's bit.
We don't know how this works yet. Maybe it's like a cold. His mom's a doctor. Maybe she can help him. When I was a kid, I never got sick. But my brother always had something. I always thought he was faking it. He's going to die. I know it. You don't know that? I feel bad. Why? I called him a crybaby when I hid the bug in his pillow. Oh, that's okay, honey. You didn't mean it. Lee? Hmm? Why did Lily do that to Carly? I don't know. She was sad, Clem. That can make people angry sometimes. Because of her dad? Yeah. Clem, people don't always make sense. How come? 'Cause bad things happen to everyone. And it's hard to keep being yourself after they do. What do you think? Should we have left her behind? I don't know. I don't either. I don't know if we did the right thing. How can you tell? Well, it's not like math, Clem. Sometimes there just isn't the right answer. I hate math. Me too, sweet pea. But part of growing up is doing what's best for the people you care about. Even if sometimes that means hurting someone else. I don't want to hurt anyone. It's not that easy. I'm scared, Lee. What can I tell you to make it better? That you won't leave me. Oh, I wouldn't do that. I promise. Everything's gonna be all right. Now let's try to get some sleep. Okay, Lee. Ha un potentissimo effetto nostalgico sto pezzo. È stato piazzato con ingegno dagli sviluppatori. Anche perché ora è... On the left. Slow down. Shut up. She's awake. Hey, you. Clem! Oh, thank God! You passed out from the shock. We've been worried as hell. What happened? That piece of shit Rusky shot you. We had to run the truck to keep you warm. How do you feel? It hurts. Couldn't find the bullet. Must have gone clean through. It'll burn a while, but you'll be fine. Those sons of bitches. I mean, I expected it from the Russian. But Mike? I could tell they were working on something. I didn't think they'd go that far. Yeah, well, who would steal our food and shoot a kid? We never should have thrown in with trash like that in the first place. I can't believe they did that. I don't think they knew what they were doing, except trying to get away. Yeah, well, they're gone now. Good fucking riddance.
Now that Clem's awake, we should talk about where we're going. We're headed north. What, to find Wellington? You sure talk a lot of shit, but you got a better plan? We head south, back to Howe's. Carver's camp? The fuck kind of plan is that? I think Bonnie said there was more formula back there. And we actually know where it is. And it was overrun by a damn herd. The walkers should be gone by now. I don't care where we go. Just please, stop arguing. She's the one that's going off. Because you won't listen to a thing I'm saying. What's that? You're talking into my bad ear, sweetheart. Jackass. Oh, I still can't hear you. Look, even if there is some place up here, it could take us weeks to find it. We could get back to Howe's in a day. Tell you what, we can turn around just as soon as you pry this wheel from my cold, dead fingers. How's that sound? Whatever. I give up. Get your feet off the dash. Let's play a game, Clem. I spy, with my little eye, an asshole. Your turn. Grow up. Go to hell. I'll pull this fucking car over. Go ahead. You want to die out here? Better than waiting to die next to you. You're both being children. Me? I couldn't see the damn road. Bet you're having trouble seeing a lot of things these days. You shut your fucking mouth. I am done playing games with you, Jane. Fuck you. You don't know a damn thing about me. Oh, I know exactly what you are. Nothing. Nobody cares about you. And you don't care about nobody but yourself. That makes you nothing. What is it with you? It's your family, right? Don't. It is, isn't it? I'm warning you, you little shit. You're just another type A asshole trying to save a bunch of dead people. Don't you fucking talk about them! Shut up, both of you! Stay out of this, Clem. Don't tell her what to do. You listen to me. You mouth off about my family, and I will fucking end you. Jesus Christ, I'm so sick of this wounded warrior crap. Just pull over. I can't take this. What? Running away again? What a fucking shocker. In the end, still only care about yourself, right? And where were you when Sarita died, Kenny? Huh? Where were you? I was there. I couldn't... God damn you, I love that woman! Who could love you? Look at you. You can't raise this kid. It's scared to death of you. Nobody who died is anyone's fault. We all wanted to be together, and it just went bad. But we owe it to them to try to make the best of this. I'm sorry, Clem, but I can't put up with this bullshit anymore. Oh, the feeling's mutual. You know the thing about people like you, Kenny? You're just a bomb waiting to go off. Everyone talks about you behind your back because they're afraid of you. That ain't true. Mike, Bonnie, Sarita. Fucking liar, that ain't true. Everyone around you knows that sooner or later, they're gonna end up dead. Sarita knew it, I know it, and so does Clementine. I told you not to talk about my family. Fuck you. You fucking piece of shit. Go to hell, you son of a bitch. Jesus. You okay? I'm fine. How's AJ? He's fine. You sure? Yes. Clem, you all right? Yeah. Kenny, I'm... Wait, hold on. Go around. One of them might have diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice. When I holler, it's okay. Drive up closer. Anything happens, I'll try to meet you there. All right? If you're going, go now. Kenny. That fucking asshole. God! I can't do this anymore. I'm serious, Clem. I tried, but I just can't. You're both losing it. Clem, everyone's like that around him. You know that. Clem. We could leave. Right now. Are you serious? What about AJ? Look, I know you're close to him, but Kenny would never let him go. This is our chance, Clem. Don't you ever want to know what it's like to live your own life? It's snowing. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck! I don't know how to drive. See that pedal on the floor? Step on it. Don't just sit there. Jesus. Fuck, get out of there. The door.
Kane, wait! Jane! Che situazione. È in qualche modo simile a quella del primo episodio quando si è separata da Krista. Forse anche peggio. Rimasta sola in una tormenta di neve. Meglio non sparare se non strettamente necessario. C'è una visibilità ridottissima. Non si vede niente. Questa deve essere la stazione di servizio che Kenny aveva indicato come area di sosta, come luogo di ritrovo in caso fosse successo qualcosa. Jane? Kenny? You all right? Yeah. Where is he? Where's the kid? He's with her. You left him with her? Jane? Jane! Wait. Oh, thank Christ. Jane, you okay? Where's the kid? Jane, where is he? Where is he? He's... What are you saying? No. No! Not again. Not again. Clem, look at me. No matter what happens, just stay out of it. Okay? Just trust me, Clem. I don't understand! You have to trust me. We're gonna see what he really is. Stay out of this, Clem. Clem, stay back.
Don't you come near me, you son of a bitch. Danny! Get the fuck off! Fuck you! Stop, please! Let... Jane! Oh my god! This is all your fucking fault! Piece of shit! Just go! I ain't going nowhere! Fine. Psycho! This is on you! I'll fucking kill you! You didn't have to kill her, Kenny! I'm sorry, darling. But I did. Go! I'm right behind you! Let me see him. I thought we lost you, buddy. I won't let you out of my sights again. Then you didn't have to kill her. You didn't have to kill Jane. It was me or her, Clem. She was trying to kill me, too. If she hadn't lied about Alvin here, it wouldn't have went that far. Why would she? She was nuts, Clem. A disturbed person that had her own agenda, that was looking out for herself. Shh, shh, it's all right, buddy. Hey, listen, I didn't want that to happen either. I thought she'd killed Alvy, Clem, and at any point she could have stopped what was happening by saying he was fine. She wanted a fight. I'd never, ever hurt you. You understand? I was protecting you. You believe me, right? Just imagining what she did to Alvy. Everything just went black. By the time I got my head straight, it was too late.
We were already at each other's throats. I believe you. Okay. Thanks. Come on. Let's put some miles between us and this place. You want me to hold him? Nah, he's still light. We're fine. Come on, I'll race you to the top. Hey! Come on, Alvy, we got this. You cheated! We did it, Clem. That's gotta be it. I can't believe we found it. Looks like a big wall. What? Out here? In the middle of nowhere? No. That's gotta be it. What are we waiting for? Come on. This one's gonna be the one. Look at those walls. Finally feel safe, Clem. Be able to sleep at night. That's far enough. Just stay still, Clem. Do as she says. Put your hands up, Clem. Drop your weapons. Approach the gate. Just a couple of people at the front gate. They don't look like trouble. Sounds good. Hi, I'm Edith. Name's Kenny. And this here's Clementine. Hello. Oh, what a handsome boy. Look at him. What's his name? Alvin. Junior. Oh, he's gonna be a little heartbreaker when he grows up. Can you let us in? We're really hungry. What? Well, I'm afraid this is the part where I give you the bad news. The hell's this? That's some supplies. Food, water, what? Some medicine, a first aid kit. Why are you giving us this? Unfortunately, our community isn't accepting new members. We're over capacity as it is, and there's just not enough to go around if we keep bringing people in. Things might change in a few months. You gotta be fucking kidding me. I'm sorry. I really am. So we're supposed to just take this and go? But there's only two of us. I know, dear. But I don't make the rules. Do you know what we've been through? You have any idea what it took for us to get here? And now... now you're just gonna turn us away. Look, I don't mean to be harsh, but a whole lot of other people went through a whole lot of stuff to get here too, and they all got here before you. And don't think you're the first people we've had to turn away. You're not. But that doesn't mean I'm not real, real sorry to have to do this. If it was up to me, I... Just take the kids. What? Please, just take the kids. It's too dangerous out here for them. Kenny, It's just a little girl and a baby boy. You can make room for that. You can take back the supplies you gave us if that helps. Please, just... I need them to be safe. And it's safe in there. I know that. Just ask someone, please. They won't make it out here. Please. I'll...
I'll ask. Just give me a second. You don't need to look at me like that. This is for the best. What the hell are you doing? Look at these walls. It's safe here. You two will be safe. That's what's important now. We can take the children, but just the children. I made the case that... Thank you. Thank you. Listen, okay? Listen. This is your chance. For you and this boy. I don't trust myself to keep you two safe. Not anymore. Please. I'm begging you. Please, stay here. Stay here, where it's safe. Where you two will have a chance. No, no, no! Why are you doing this? Because it's the only way. For both of you. But think about Alvy here. Please, Clem, just do as I'm asking. This one last time. You'll meet people. You'll make friends. People better than me. Good people. That don't have to look at you and feel ashamed at what they put you through. Please, Clem, please. Where you won't have to sleep with a gun next to you every night. Okay. Okay, we'll stay. Good. We'll stay. Good. This is the right decision. Okay. Right. When he's grown, you tell him about his mommy and his daddy and all the people who tried to keep him safe. You tell him, okay? He deserves to know. Here. Take this. When he's old enough, you make him wear it. It'll keep the sun out of his eyes. That's important. All right. Good. Keep an eye out for him. Please. Now, you take care of Alvin here. You live a good life, okay? Don't waste this, okay? Now, I'm gonna go. Before one of us changes their mind. Now, I'm gonna walk away. I might not look back. Not because I don't want to. I'm real glad to have met you, Clementine. È diverso da quello della prima stagione, ma anche questo finale mi fa venire le lacrimucce. E infatti ho dovuto aspettare un po', mi sono dovuto riprendere un attimo prima di iniziare a fare sto discorso. Ora, innanzitutto questa stagione ha più finali, non ne ha solamente uno. E vorrei spiegarvi perché mi sono ritrovato con questo finale.
Il fatto è che nella mia vecchia serie, il mio vecchio let's play sulla seconda stagione, io avevo fatto questo finale. E siccome vi ho già detto che nel mio canale c'è già la terza stagione che riprende dal finale della seconda stagione, ho dovuto ripetere questo finale per evitare di creare delle contraddizioni, anche perché tra qualche giorno uscirà la quarta stagione e sicuramente anche quella sarà legata alle decisioni precedenti. Quindi volevo evitare di creare delle contraddizioni, degli scenari con le playlist fatte nel canale, insomma, l'ho fatto per questo motivo. Però la domanda sorge spontanea, probabilmente, a molti di voi. Com'è possibile che con quella vecchia partita, dalla quale ho copiato il finale, mi sono ritrovato a lasciar morire Jane? Perché l'ho detto infinite volte, la adoro. Adoro come ragiona, come quanto è furba, i discorsi che fa. E poi ragazzi, pensiamo anche a un'altra cosa. Visto che comunque si è costretti a uccidere uno dei due, ha molto più senso uccidere Kenny, perché ormai è un uomo distrutto, sia nella mente sia nel corpo. Quindi proprio non ce la fa ad andare avanti, lo ha detto lui stesso in diverse occasioni. Era affezionato ad AJ, ma credeva fosse morto a quel punto, quindi il giocatore, non sapendolo, è ulteriormente spinto a dire ormai la vita di quest'uomo è conclusa, tanto vale fargli un favore, porre fine alle sue sofferenze e proseguire poi con Jane. Quindi mentre io ero lì, mentre stavo rigiocando adesso il quinto episodio, continuavo a domandarmi perché nel mio vecchio let's play ho lasciato che Kenny uccidesse Jane. E quindi sono andato a vedere il vecchio let's play, che adesso voi non potete vedere perché non è pubblico, è privato. Però io ho preso l'ultimo video e ho cercato un po' un'argomentazione, perché alla fine avevo fatto un discorso, cioè non un discorso, ne avevo fatti diversi, una marea di cazzate, cioè come adesso che sto parlando, una cosa del genere. Quindi ho spulciato un po', sono andato avanti alla ricerca di un perché, di una mia spiegazione, ho consultato il mio io del passato alla ricerca di un perché, di un segno divino, di una giustificazione di quelle mie azioni. E poi finalmente ho scoperto la motivazione che ci stava dietro. In pratica avevo scelto quel finale perché era il più commovente. Ed è vero comunque, perché il momento lì con Kenny a Wellington, quando si separano, è toccante, mi fa sempre piangere. Anche stavolta ho dovuto staccare il microfono, perché non perché mi vergogno del fatto che mi sono messo a piangere, cioè vedete, ve lo sto dicendo candidamente, non lo nascondo. Ho staccato il microfono perché non sarebbe stato giusto farvi sentire i miei singhiozzi, i miei versi, insomma, le mie cose mentre c'era il finale. Era giusto lasciarlo così, al naturale, per permettere anche a voi di godervelo, insomma, penso che, e dai, anche a voi sarà venuta la lacrimuccia, no? E quindi sì, dicevo, siccome è il finale più toccante fra quelli che possono capitare, a suo tempo mi era sembrato giusto mostrarlo, perché la tristezza lo rendeva il migliore, in un certo senso. So che può sembrare una cosa brutta da dire, ma è vero che molte di queste storie poi ti toccano, ti segnano, se ti fanno piangere, se ti fanno stare un po' male. Pensiamo alla fine della prima stagione. Dispiace a tutti che lì faccia quella fine e che sia Clementine stessa a dover uccidere lì. Mi sento anche male a dirlo proprio a frase, sta cosa mi scuote da dentro. Dispiace a tutti, però quella scena, siccome era trista, dà valore al gioco. Ed ecco perché in questo let's play adesso ci ritroviamo con questo finale. Anche se in realtà per me questa è una scelta innaturale.
Infatti anche nella mia prima partita, quella fatta ancor prima del vecchio Let's Play, proprio la mia primissima partita quando uscì il videogioco e non sapevo nulla di nulla, lì io avevo sparato a Kenny e avevo salvato Jane. Però non lo so, ragazzi, è una situazione complicata, è un casino, è andata così, non so davvero che cosa dire. Ah, ma c'è una cosa particolare della scelta finale che voglio assolutamente dirvi perché mi dà proprio fastidio. È una cazzata che Jane nasconda AJ per provocare Kenny. Cioè, è come se lei volesse istigare Kenny a ucciderla per mostrare a Clementine che è una brutta persona. Ma è stupido, ragazzi, è come se io provoco una persona, se la picchio, se la insulto e poi quella persona reagisce e io mi metto a dire: ah, avete visto, ha reagito, quindi è una persona cattiva. Cioè, è una cazzata, è una cosa illogica e non è da lei, non è nel carattere del personaggio Jane. Non dite cose tipo: no, vabbè, lei l'ha fatto apposta perché voleva far sì che fosse Clementine stessa a ribellarsi a quello che era il suo vecchio amico. Non fate tutti questi scenari, perché lei non è subdola. L'abbiamo capito bene il personaggio. È uno dei pochissimi personaggi che ha un certo spessore di carattere in The Walking Dead 2. Infatti questa è una critica che si fa spesso, che il 90% dei personaggi sono così, hanno dei caratteri proprio spiccioli. Quindi non dite ste cazzate che è normale, è comprensibile, Jane ha fatto questo, perché assolutamente no, non fa parte del suo carattere, è una specie di deus ex machina, è un escamotage, è un artificio che hanno messo gli sviluppatori perché bisognava creare una situazione del genere. Doveva esserci questa scazzottata fra Kenny e Jane che ruotava attorno ad AJ. E hanno fatto sta cosa che non ha senso, però va bene. Poi bisogna dire che questa contrapposizione che c'è fra Jane e Kenny è fatta molto molto bene. Kenny è un personaggio che porta con sé reminiscenze della prima stagione. È inevitabile non sentire un po' di nostalgia, non sentire il legame fra lui e Clementine. D'altro canto Jane è quella che spunta alla fine del terzo capitolo e già si capisce che questa è furba, ci sa fare in gamba. Poi c'è il quarto episodio dove lega molto con Clementine e da quel momento in poi ci sono diverse occasioni, diversi dialoghi fino alla fine che si alternano Clementine-Kenny, Clementine-Jane. Questa cosa si può notare moltissimo se si conosce già il gioco e il finale. Ci sono certi dialoghi, certe frasi che dicono con Jane che fa un po' da sorella maggiore e Kenny che fa un po' da zio a Clementine. In questo modo, quando poi c'è quella scelta, l'ultima, la più importante, la più difficile anche, più o meno a tutti i giocatori viene comunque difficile scegliere di intervenire, se intervenire, come intervenire. È vero che la seconda stagione è inferiore alla prima, perché la prima è la prima, regà. È quella che ti mette nell'apocalisse di zombie, ti fa vedere per la prima volta queste tematiche. Non si può scordare, non si può battere. Però questa scelta finale della seconda stagione è particolare, è degna di nota. Anche se c'è quella forzatura del carattere di Jane che non ha senso, ma vabbè. E che altro vi posso dire? Che mi dispiace davvero per Jane. La verità è che dentro di me, ogni volta che vedo quella scena, io sparo a Kenny e salvo Jane. Sarà sempre così anche quando rigiocherò questa stagione in futuro, magari fra 5 anni, 10, non lo so. Sarà sempre così. Almeno dentro di me io sparerò sempre a Kenny. Non perché lo odio, attenzione, ma c'è così intesa con Jane.
E Kenny sembra un uomo così distrutto che sembra il caso di mettere a riposo per il suo stesso bene. Sarà sempre così, proprio come nella mia primissima partita. Eppure, per quanto assurdo sia, la storia di Clementine qui, nella serie del canale, prosegue così. Con lei ed AJ a Wellington e Kenny là fuori, da solo. E Jane morta. Sperando che almeno abbiano avuto l'umanità e il buon cuore di evitare che si trasformasse. È una scena che non si vede nel finale, ma potrebbe essere data per scontata. In ogni caso, la storia di Clementine continua nella terza stagione, che, vi ripeto, è già sul canale. Quindi noi ci vedremo lì, e poi fra qualche giorno uscirà la quarta ed ultima stagione. In teoria, ultima stagione. Quindi, se lo vorrete, sarà lì che vedremo l'epilogo delle vicende della bambina con il cappellino, che ne ha passate davvero tante.